Dopo la famiglia è la scuola che forma gli uomini di domani ed è dentro la scuola che spesso si impara a vivere in società. È la scuola che può far crescere i bambini con senso di responsabilità verso il proprio territorio e senso di appartenenza alle proprie radici. Lo sanno bene gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Merine di Lizzanello, in provincia di Lecce, che proprio per responsabilizzare i bambini verso ciò che appartiene a loro stessi e alla loro società e per prevenire fenomeni di vandalismo, hanno deciso di dare vita all'iniziativa del segmento Conoscere il territorio per amarlo e tutelarlo, che rientra nel progetto denominato Continuità. Così i bambini sono diventati ciceroni per un giorno, intrattenendo i visitatori del palazzo baronale Palmieri in Maiola, riportato alla luce dopo un lungo lavoro di ristrutturazione e riconsegnato ai merinesi in tutto il suo splendore. Gli alunni hanno condotto delle ricerche con l'aiuto degli insegnanti e hanno raccontato e illustrato la storia del palazzo, ma non solo. I visitatori sono stati accolti da bambini vestiti con costumi d'epoca e intrattenuti con saggi musicali. Ognuno di loro ha avuto un compito affrontato con diligenza, serietà e responsabilità. È un bel progetto che nasce dalla convinzione che bisogna conoscere il proprio territorio per amarlo. È partito dalla ricerca di una nostra docente che ha anche curato il restauro di questo bel palazzo all'interno di Merine, Palazzo Palmieri Maiola. Ed è anche bene sottolineare che è nato dalla collaborazione tra i docenti della primaria e della secondaria, quindi è un progetto a cui teniamo molto perché cura il cosiddetto curriculum verticale, ma pensiamo anche che sia soprattutto un impegno a, diciamo, rendere più sociale la scuola, cioè nel senso che crediamo che conoscendo e amando il proprio territorio possiamo prevenire fenomeni come quelli del vandalismo, ad esempio. Quindi una conoscenza della storia e anche un grosso amore per la musica, perché questo è un progetto che associa nell'aspetto culturale musica, storia e conoscenza appunto del proprio territorio. Un evento che, promuovendo l'aggregazione, permette ai bambini anche di condividere esperienze ed emozioni e quindi scoraggiare situazioni come quelle dell'isolamento, che spesso tra i ragazzi degenerano. È stato un vero e proprio giorno di festa all'insegna della cultura, del bene comune e della condivisione di un lavoro portato a termine dagli insegnanti con grande motivazione e passione e con un grande impegno anche da parte degli alunni nel mettere a disposizione della collettività le competenze acquisite in classe. Le prenotazioni hanno interessato visitatori provenienti da Lecce, Galatina, Cavallino e da altri paesi limitrofi. Moltissime sono state le adesioni, tanto da rendere necessari 3 turni di ingresso. E alla fine della manifestazione per celebrare i 70 anni della Repubblica non è mancato l'inno di Mameli, cantato da tutti i bambini con la mano sul cuore. Dalla storia per la storia.